Presidente, qual è il senso di questo convegno? Si parla di una nuova legge per il governo del territorio. Perché c'è bisogno di questa nuova legge? C'è bisogno di questa nuova legge perché l'attuale legge urbanistica è del 1983, quindi in 40 anni sono cambiate le condizioni del territorio, sono cambiati i modi di affrontare lo sviluppo del territorio. Noi abbiamo organizzato questo convegno insieme con gli ordini degli architetti e con l'ordine degli ingegneri perché la Regione ha intenzione di procedere a un nuovo testo. Noi vogliamo dare alla Regione delle indicazioni di tipo operativo fin dall'inizio. E sono indicazioni che vogliono, diciamo, che questo progetto di legge voli alto, non sia soltanto la messa a sistema delle innumerevoli normative che esistono sul territorio, ma abbia dentro di sé gli strumenti per disegnare veramente il futuro della nostra regione. Crediamo che questo sia un elemento importante, crediamo che questa legge debba affrontare per esempio il tema della pianificazione a livello intermedio che è ancora in capo alle province ma le province non riescono a svolgere, crediamo che debba affrontare il tema del contenimento del consumo di suolo, il tema della rigenerazione urbana, tutti argomenti che dovrebbero essere non oggetto di una legge separata ma dovrebbero stare dentro la legge urbanistica, crediamo che questa legge debba riprendere il tema della conoscenza, e cioè il piano paesistico regionale, che deve essere l'elemento da cui partire, valutando poi successivamente con opportune procedure la compatibilità delle successive trasformazioni. Quanto è importante una nuova legge urbanistica nella nostra regione in Italia? È troppo importante soprattutto per lo sviluppo di una regione. La legge urbanistica oggi è anacronistica in quanto, anche se allora poteva essere una buona legge, ma ormai è vetusta di 40 anni. La legge regionale a livello urbanistico significa sviluppo, significa dare la sostenibilità a tutte le nostre città e anche alle infrastrutture. Quindi sia per la mobilità e sia per le nostre città è importante, ma direi strategica per una regione. Noi oggi come ANCE chiediamo a gran forza alla regione che venga predisposto questo tavolo allargato a tutti gli ordini professionali e all'associazione per dare il nostro contributo, perché noi stiamo sul campo, sappiamo quali sono le problematiche e potremmo dare un contributo molto molto importante.